Vediamo ora le forze di superficie dovute agli effetti viscosi, quindi dobbiamo andare a considerare sull'elementino fluido gli sforzi che agiscono, che possono essere normali o tangenziali, va bene? Allora andiamo a considerare gli sforzi e quindi poi le forze che sono ottenute moltiplicando questi sforzi per la superficie sulla quale insistono, no? Che gli sforzi sono dimensionalmente una pressione, in direzione x. Allora, scrivendo gli sforzi e non le forze, ovviamente significa che non vado a mettere la superficie. Allora facciamo una cosa, non vorrei crearvi confusione, perché questo significa scrivere in maniera più snella, però magari poi rispetto a prima vi può creare confusione. Allora mettiamo anche qui le forze in direzione x. Allora, per vedere queste forze, consideriamo sempre, come al solito, l'elementino fluido, in questo modo qua. Ovviamente avremo sempre il sistema di riferimento xyz che metto qua in basso, non riporto delta x, delta y, delta z sull'elementino per non complicare troppo la rappresentazione, e quindi questi sforzi saranno in direzione x quelli normali che agiranno a comprimere a differenza della pressione, e saranno quindi sigma xx meno di sigma xx su dx delta x mezzi per la superficie delta y delta z, e qui ovviamente sigma xx più di sigma xx su dx delta x mezzi delta y delta z. Dopodiché ci sono quelli tangenziali, che tipicamente chiamiamo tau, no? Gli sforzi normali sigma, gli sforzi tangenziali tau. Allora, qual è il verso positivo degli sforzi tangenziali? Intanto ricordiamo che quando per esempio scrivo tau di xy, no? Ad esempio, si intende lo sforzo tangenziale che agisce sul piano di normale x in direzione y. Ok? Detto questo, tau xy è positivo, in questo caso sarà sul piano di normale x in direzione y, quindi questa faccia o questa faccia. Sarà positivo se la normale al piano è equiversa all'asse di riferimento, in questo caso la x. Quindi se mi metto su questa superficie, la normale, vedete, ha lo stesso verso di x. Quindi se la normale ha lo stesso verso di x e la tau ha lo stesso verso di y, allora è positivo. Al contrario, quando vado sull'altra faccia, dove la normale è controversa all'asse x, lo sforzo sarà positivo seppure lui controverso all'asse y. Capite? Vediamolo nella pratica, ciò che sto cercando di dirvi. Gli sforzi tangenziali in direzione x agiranno sulle quattro facce, questa, questa e le due dietro. Allora su questa faccia qui avrò questo sforzo che è tau sul piano di normale z, vedete, in direzione x. Poiché questo piano ha la normale z che è equiversa all'asse coordinato z, il verso positivo dello sforzo sarà equiverso all'asse x. Sull'altro lato, dove lo rappresento tratteggiato,
Il verso positivo sarà quello opposto, così, perché lì la superficie ha sì normale z, ma la normale è controversa all'asse z, e quindi lo sforzo positivo è controverso all'asse x. Avete capito? Bene. Con questo criterio avrò gli altri due che sono posizionati così. E sono, allora, adesso cercherò di scrivere tutto in maniera più ordinata possibile. Allora, questo qui è tau sul piano di normale y in direzione x più de tau yx su dy per delta y mezzi, e la superficie sulla quale insiste delta x delta z. Poi avrò questo qui dietro, lo scrivo qua. Questo è tau sul piano di normale z in direzione x meno de tau zx su dz delta z mezzi delta x delta y. Poi avrò questo qui, che invece è tau sul piano di normale y in direzione x più de tau yx su d, no, questo è z, abbiate pazienza, ho sbagliato, lo scrivo subito. Allora, quindi è tau zx più d tau zx su dz delta z mezzi delta x delta y. Bene, questo qua in basso invece è tau yx meno de tau yx su dy delta y mezzi delta x delta z. Ecco qua, prendetevi qualche minuto per scrivere. Allora, a questo punto ovviamente la risultante delle forze in direzione x di superficie dovuta ad effetti viscosi sarà pari a. Allora, proviamo a ragionare direttamente sui termini, così evitiamo tanti passaggi, no? Perché avete capito qual è il meccanismo. Allora, vediamo le sigma. Io ovviamente avrò questo termine positivo e questo termine negativo. Di conseguenza, quello che succede è che sostanzialmente avrò questo termine. Scusatemi, poi ho sbagliato il verso delle sigma, voi non mi avete detto nulla. La pressione a comprimere, le sigma sono attirate. La pressione è sempre a comprimere, le sigma sono sempre attirate. Ok? Correggete sui vostri quaderni. Quindi avrò questo termine che è ovviamente negativo e questo termine che è positivo. Di conseguenza avrò questo sigma xx che si andrà a semplificare con questo, no? Giusto? E che cosa avrò? Avrò d sigma xx su dx delta x mezzi meno d sigma xx su dx delta x mezzi, quindi diventa più, e quindi avrò d sigma xx su dx che poi va moltiplicato per il volume delta x delta y delta z. Lasciamolo per il momento da parte perché tutti i termini saranno moltiplicati per il volume. Andiamo a vedere poi tau yx. Allora, questo termine è positivo, questo termine è negativo, quindi vado a sottrarre questo a questo. Avrò tau yx si semplifica con questo tau, qui avrò più meno meno fa di nuovo più, quindi si somma, quindi più de tau yx su dy, e la stessa cosa su tau zx, quindi avrò ancora più de tau zx su dz, il tutto che moltiplica delta x delta y delta z, e questo in direzione x. Adesso è possibile scrivere direttamente
la risultante delle forze di superficie viscose in direzione y e z. Ovviamente l'approccio è lo stesso, esattamente lo stesso, però la possiamo scrivere sfruttando qualche piccola osservazione su questa equazione. Guardate, è facile, perché abbiamo lo sforzo normale nella direzione x più delta y su dx, zx su dz. Quindi questo vi aiuta a ricordare, un trucchetto diciamo che vi può aiutare a ricordare, che nelle altre direzioni avremo d sigma y su dy, e questo è normale, no? Cioè non è normale, è il normale, nel senso lo sforzo normale, più d tau xy su dx più d tau zy su dz, sempre delta x, delta y, delta z. Avete capito qual è il meccanismo? Cioè, se andate a rifare questo bilancio nella direzione y, otterrete questo. E infine nella direzione z, fz di superficie per effetti viscosi sarà pari a d sigma zz su dz più d tau xz su dx più d tau yz su dy, delta x, delta y, delta z. Ed ecco il fatto. Allora a questo punto abbiamo le forze di pressione, di superficie dovute alla pressione, le forze di superficie dovute agli effetti viscosi, il primo membro e la forza di volume, l'unica che consideriamo, quella dovuta al campo gravitazionale. Non ci resta quindi che mettere insieme il tutto, va bene? Per ottenere l'equazione di conservazione della quantità di moto. Allora, per fare questo, cancello la prima lavagna. E che cosa abbiamo alla fine? Abbiamo, per risolvere questo moto, questo fluido, avremo l'equazione di conservazione della massa, che abbiamo già scritto prima e che riscriviamo velocemente, che è ρ su dt più la divergenza di ρ uguale a 0, e l'equazione di conservazione della quantità di moto nelle tre componenti x, y e z, che si scriverà ρ delta v du su dt uguale a meno dt su dx più d sigma xx su dx più d tau yx su dy più d tau zx su dz, il tutto che moltiplica delta t, quindi delta t e delta t lo togliamo, e questa è in direzione x. In direzione y scriveremo ρ del v su del t uguale a meno del t su dy più d sigma y su dy più d tau xy su dx più d tau zx su dz, più ci sono le forze di volume, no? Quindi meno ρ g, e poi abbiamo in direzione z ρ del v su del t meno
0 più il d sigma 0 0 su dz più il d tau xz su dx più il d tau yz su dy. Allora, eccole qua. In linea di principio, utilizzando queste equazioni, dovrei essere in grado di descrivere il moto di un fluido isotermo, perché evidentemente non abbiamo ancora l'equazione di conservazione dell'energia, quindi isotermo. Però vi faccio notare che guardando queste equazioni, che ripeto sono l'espressione di due leggi generali, la conservazione della massa e della quantità di moto, ci rendiamo conto che oltre alle incognite campo di pressione, a questo punto la parola campo di, il termine campo di assume il significato che deve assumere, sono grandezze di campo, perché queste equazioni sono scritte utilizzando una formulazione euleriana, ok? Come noi vogliamo. Quindi campo di, vi faccio notare, apro e chiudo parentesi, questa equazione era semplicissima in formulazione lagrangiana, forza con la massa per l'accelerazione, con formulazione euleriana è diventata un pochino più complicata. Comunque, oltre a campo di pressione e campo di velocità, noi abbiamo a incognite aggiuntive, che sono il campo di densità, che abbiamo già detto, qualora il fluido non dovesse essere descrivibile come incomprimibile, allora avrei bisogno di un'equazione aggiuntiva che descriva la variazione di densità con la pressione e con la temperatura in generale, cioè un'equazione di stato. Per esempio la legge dei gas ideali, no? Se questo fosse un fluido, un flusso di un fluido schematizzabile come gas ideale, comprimibile, potrei utilizzare la PV uguale MRT per descrivere la variazione della densità, scusatemi, con la temperatura e la pressione, e va bene. Però c'è un altro problema, non da poco, qui compaiono questi sforzi, sigma e tau, ma sono incognite per me in questo momento. Ho bisogno di un modello che mi consenta di legare questi sforzi alle grandezze di campo, quali pressioni, velocità e così via. Giusto? Vi ricordo che ancora non abbiamo fatto alcuna ipotesi particolare, nel senso non abbiamo fatto riferimento ad alcuna legge particolare relativamente alle caratteristiche del fluido, ma vi ricordo però che la volta scorsa, quando abbiamo parlato della viscosità dinamica di un fluido, abbiamo evidenziato che per alcuni fluidi classificabili come newtoniani, e che in realtà rappresentano la maggior parte delle applicazioni ingegneristiche di interesse pratico, la forza e lo sforzo è proporzionale alla velocità di deformazione, la quale, ricorderete, nel caso monodimensionale di flusso tra due piastre coincide col gradiente di velocità. Quando la costante di proporzionalità è proprio la mu, diciamo che quindi siamo di fronte a un fluido newtoniano. Ora quindi, questa ulteriore incognita del problema, cioè i vari tau e sigma, quindi è un tensore degli sforzi per intenderci, può essere come dire, eliminata introducendo un modello che è quello di fluido appunto newtoniano. Noi l'abbiamo visto nel caso monodimensionale. Ma cosa succede quando ci spostiamo dal campo monodimensionale al campo tridimensionale? Allora, innanzitutto, le velocità di deformazione che abbiamo, che possiamo chiamare epsilon, saranno epsilon 1, anzi, xx, epsilon xy, epsilon xz, epsilon yx, epsilon y y epsilon z epsilon z x epsilon z y ed epsilon z z. Ecco, le velocità di deformazione saranno
suddivise in velocità di deformazione lineare, e la velocità di deformazione lineare può essere messa in questa forma, quindi abbiamo di fatto 9 componenti, però nel caso di mezzo isotropo avremo che la matrice qui è simmetrica rispetto alla diagonale principale, quindi di fatto solo 6 sono indipendenti, e avremo che epsilon xx è pari a 2 mu du su dx, epsilon yy uguale a 2 mu dv su dy, epsilon zz uguale a 2 mu dw su dz. Scusate, mi ho scritto già la sigma. Ho scritto già la sigma e l'ho messo a epsilon. Questo è sigma xx, sigma e sigma, dove ovviamente queste sono le deformazioni, cioè è uguale a 2 epsilon xx. Capite? Questo è uguale a 2 epsilon 2 mu, anzi nella realtà è mu epsilon xx, e quindi questa epsilon xx è uguale a 2 du su dx, ecco, questo è il modo corretto di scrivere, questo è mu epsilon ipsilon ipsilon, quindi mu epsilon zz. Allora, volendo scrivere in maniera più sintetica, ovviamente come spesso accade non abbiamo fatto altro che complicare la situazione, allora ve lo scrivo qua, epsilon xx uguale 2 du su dx, epsilon ipsilon ipsilon uguale a 2 dv su dy, epsilon zz uguale a 2 dw su dz, epsilon xy uguale a epsilon xy ipsilon x è uguale a du su dx più dv su dy, e così via. Di conseguenza, scriviamolo qua, z y uguale a dv dz più dw su dy, e infine questo nostro epsilon xz uguale a du su dz più dw su dz. Ora, sulle deformazioni, queste sono le deformazioni lineari, gli sforzi normali saranno pari a 2 mu deformazione lineare, quindi abbiate pazienza, ma o riscrivo tutto da capo o continuo su quello che sto scrivendo, più una componente, un'aliquota dovuta alla deformazione volumetrica che è lambda divergenza di 1. In questo modo qua. Allora, quindi abbiamo di fatto come fossero due viscosità, la nota mu e questa lambda. Lambda è un indice, chiamiamolo, di viscosità, vedete, legato alla deformazione volumetrica. La divergenza di u, come vi ho anticipato all'inizio lezione, è appunto la deformazione volumetrica. Ora, non si sa, come dire, tantissimo su questo lambda, nel senso quali valori esso deve assumere per tutte le possibili applicazioni, ma nel caso di flusso newtoniano, di flusso d'aria, per esempio, si è osservato che si ottengono buoni risultati con lambda pari a meno 2 terzi mu. Forse questo meno 2 terzi vi fa ricordare un numeretto che stava nelle equazioni di conservazione della quantità di moto che avete visto sul software quando avete risolto il flusso nel canale. Qualcuno di voi, non ricordo chi, mi ha chiesto: ma qui c'è un meno 2 terzi, che cos'è questo termine? Ecco, è tutto questo. Che viene fuori da qua.
Oltre agli sforzi normali abbiamo gli sforzi tangenziali, tau xy sarà pari a mu du su dy più d dx, poi avremo tau xz uguale mu du su dz più dw su dx, e infine tau yz uguale mu d su dz più dw su dx. Quindi alla fine di tutto, sostanzialmente, andando ad inserire queste espressioni delle sigma e delle tau dentro all'equazione di conservazione della quantità di moto, vedete che scompaiono le incognite, appunto sigma e tau, che vengono riscritte in funzione della velocità, sostanzialmente delle derivate della velocità, chiaramente. In questo caso, così facendo, passiamo effettivamente dall'equazione di conservazione della quantità di moto alle cosiddette equazioni di Navier-Stokes. Va bene? Perfetto. E allora, alla fine, queste equazioni di Navier-Stokes come saranno scritte? Proviamo a scrivere soltanto la componente logarithmica. Allora avremo rho du su dt uguale a meno dp su dx più d sigma x su dx, quindi avremo d su dx che moltiplica 2 mu du su dx più meno, anzi lasciamo lambda, vai, più lambda per la divergenza di un vettore, quindi facciamo così. Poi abbiamo più, continuo qui, d su dy che moltiplica mu, quindi parentesi quadre anche qua, mu du su dy più dv su dx più d su dz che moltiplica mu du su dz più d più V su dx. E ovviamente la stessa cosa può essere ripetuta in direzione y e direzione z, ottenendo le tre equazioni scalari che sono ottenute dall'equazione vettoriale di conservazione della quantità di moto insieme all'equazione di conservazione della massa ed evidentemente insieme ad un'equazione di stato che descrive l'andamento di rho in funzione di P e T ci permetteranno di descrivere questo flusso di fluido. Allora, oggi ci fermiamo qua, domani continueremo. Però tenete presente che nella maggior parte delle applicazioni pratiche possiamo ritenere che un fluido è a comportamento incomprimibile. E allora, nelle trattazioni che faremo nelle prossime lezioni, ci riferiremo sempre al caso di fluido incomprimibile nelle prossime lezioni. Quindi a partire da queste equazioni, quello che faremo domani come prima cosa è capire che cosa cambia con il fluido incomprimibile, quindi arrivare alla forma finale delle equazioni per fluido incomprimibile e poi scriveremo l'equazione di conservazione dell'energia. A quel punto poi inizieremo a vedere quali sono le applicazioni possibili. Va bene? Avete dubbi? Qualcosa che non avete capito? Ok.